thank you nostre forze dell'ordine. Escludo che ci siano razzisti. Sentirsi dire che le nostre forze dell'ordine sono razziste è ti gira le scatole. Se poi a questi signori piacciono tanto i rom e i clandestini, se li portino tutti a Strasburgo e se li mantengano loro perché noi ne abbiamo già più che a sufficienza. Non è corretto parlare di profilazione perché non esistono banche dati di polizia che catalogano per etnia o per razza. La relazione Ecri è vergognosa nei riguardi di tutti quegli uomini e le donne che ogni giorno scendono con l'umanità in strada per garantire la sicurezza del paese rischiando anche la loro propria incolumità. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, allora ieri no, nel giorno in cui Giorgia Meloni ha affidato ai social eh, un video no, per eh, ricordare i due anni eh, del governo guidato appunto da Giorgia Meloni arriva questa accusa pesantissima eh, dal Consiglio d'Europa, no? la polizia eh, italiana, insomma le forze dell'ordine italiane tacciate eh, di razzismo farebbero profilazione razziale soprattutto nei confronti dei migranti eh, e dei rom con accuse anche diciamo eh, alla politica, al dibattito politico eh, e soprattutto quando ci sono diciamo polemiche dirette sui eh, magistrati sempre a proposito di eh, migranti, eh, Giorgia Meloni ha immediatamente reagito dicendo le forze dell'ordine italiane eh, tutti i giorni sono impegnate per la sicurezza dei cittadini e meritano rispetto e insorto tutto il centrodestra e anche il capo dello Stato avete visto la nota del Quirinale ha eh, espresso stupore vicinanza ovviamente eh, alla polizia parlando a nome di tutte le forze dell'ordine in una telefonata con il capo appunto, della polizia eh, Pisani eh, sulla questione per i migranti resta molto alto lo scontro tra governo e magistrati eh, i componenti come si dice togati del CSM ad eccezione di quelli di magistratura indipendente che diciamo sono di area di centrodestra hanno chiesto che si apra eh, diciamo, una pratica a tutela di quei magistrati in questo caso eh, di Roma che come sapete si sono espressi contro il trasferimento dei migranti nei centri per il rimpatrio in eh, Albania. Il decreto il governo come sapete l'altro giorno ha approvato un decreto con l'elenco dei 19 paesi ritenuti sicuri dall'Italia. Le opposizioni vogliono che Giorgio Meloni vada in Parlamento a chiarire i termini di questo provvedimento. E intanto il portavoce della Corte di Giustizia Europea, da cui tutto nasce, fa sapere che le sentenze della Corte di Giustizia europea sono vincolanti per gli Stati membri. Ecco già mi pare che il quadro sia abbastanza denso, come se non bastasse. La portavoce dei socialisti, del gruppo dei socialisti europei, avverte Ursula von der Leyen, il Partito Popolare, Giorgia Meloni. Dice: A noi gli hub extraterritoriali come quello italiano in Albania non piacciono affatto. Se la linea sarà questa, non votiamo. Ursula von der Leyen, i popolari hanno replicato diciamo seccamente dicendo eh, le minacce, queste minacce del gruppo dei socialisti eh, di non sostenere Ursula von der Leyen sono un blef, insomma non hanno i numeri per fermare nulla. Buongiorno ai nostri ospiti, intanto saluto Sandro Iacometti di Libero, bentornato a Sara Manfuso della notizia giornale.it, per la maggioranza è con noi il senatore Francesco Zaffini di Fratelli d'Italia che è presidente della Commissione Affari Sociali. Buongiorno. Che contiene anche la sanità, tanto per Tanta capirci. Eh, saluto l'onorevole Anna Scani del Partito Democratico, vicepresidente della Camera. Buongiorno, e buongiorno. che nella sua esperienza politica è stata anche sottosegretario a quello che si chiamava Mise, no? Non mi non pare, no. cioè il Ministero per lo Sviluppo Economico, che oggi si chiama Ministero per le Imprese e per il Made in Italy. Ha cambiato edizione. Allora, eh, Sandro, che succede? Eh, succede tante cose, cioè, succedono. La si succedono, succedono tante cose. Cioè La questione eh. migrante adesso si estende alle urne. Succedono tante cose. Da una parte c'è l'esperimento albanese diciamo, no? eh, su cui, che sta provocando delle spaccature nella sì. cosiddetta maggioranza ursula, perché l'esperimento albanese è sostenuto da buona parte della maggioranza ursula e dalla stessa Ursula von der Leyen che ha portato il modello albanese al centro del dibattito sul eh, cambiamento delle politiche migratorie sì. in Europa, c'è un regolamento in via di approvazione. E, e, al cui interno sono previsti anche degli hub esterni dai confini europei per gestire i flussi migratori, quindi è una, è una questione molto politica che non c'entra nulla con lo scontro tra magistratura e governo e con la decisione di una parte della magistratura italiana di mettere in discussione il sistema. Dei, delle procedure accelerate per il rimpatrio. Mm. Cioè, dobbiamo distinguere le due cose perché sono state collegate secondo me in maniera sbagliata e fuorviante, nel senso che il problema che ha posto la magistratura e che pone la Corte di Giustizia di Lussemburgo non è l'Albania, non è l'ab esterno, è la possibilità certo. di trattenere per 10 giorni, 20 giorni, un migrante che, che fa una richiesta di asilo e proviene da uno dei cosiddetti paesi sicuri. Quindi per lui dovrebbe essere eh, diciamo applicata una procedura veloce che è anche questo al centro del dibattito in Europa per la gestione dei flussi migratori ed è nel nuovo regolamento che dovrebbe vedere la luce da qui a un anno, un anno e mezzo, che prevede proprio... L'utilizzo di queste procedure più veloci per gestire, per evitare poi di fatto perché sai, la procedura ordinaria è un modo per lasciare libero poi il migrante di andare dove vuole, quindi il discorso del primo approdo eh, eh, all'Europa interessa fino a un certo punto, perché poi se il migrante si sposta può andare dovunque e quindi sì. diciamo che non c'è più la possibilità di gestire in maniera di fronteggiare, di contrastare l'immigrazione irregolare e clandestina, questo poi è. è è il senso. Lo scontro della magistratura non è nuovo. Chiudo con la questione della polizia, che secondo eh. me è purtroppo un po' il frutto di una propaganda continua del, il mondo allargato della sinistra, centri sociali, anche a volte partiti di sinistra istituzionali, media eh, diciamo vicini alla sinistra, di criminalizzazione e di attacchi alle forze dell'ordine ogni qualvolta c'è uno scontro in cui le forze dell'ordine cercano di mantenere l'ordine, giusto appunto in caso di manifestazioni o in caso di iniziative diciamo, di protesta. Sarà manfuso, ma le nostre forze dell'ordine sono razziste? No ma ci mancherebbe altro siamo tutti credo più o meno convintamente dalla parte di coloro che quotidianamente in sotto organico e con carenza di risorse difendono la sicurezza nazionale e noi cittadini quindi questo insomma è certamente il dato da cui partire però va anche detta una cosa che c'è un clima nel nostro paese che è fomentato da una certa politica e diciamo anche quale in particolar modo dal partito di Matteo Salvini che cerca di capire Peraltro, lo scontro provando a rafforzare la sua posizione pubblica, che vede in qualche modo attaccati continuamente eh, i migranti, il tema della migrazione torna prepotentemente nel dibattito pubblico, a parte perché è una questione che da decenni non riusciamo a risolvere, ma perché costituisce in qualche modo un po' il cantiere, il bacino di forza di, di queste forze politiche, in particolar modo della Lega. Allora, qual è il punto? Che nel momento in cui eh, si incendia il il dibattito dicendo che il problema italiano maggiormente sentito è quello costituito dall'immigrazione, certamente tutti pensiamo che quella illegale vada combattuta e non teniamo conto invece di altre priorità che condizionano l'Italia. Ecco, a quel punto diciamo che il sospetto che ci sia un accanimento contro lo straniero brutto e cattivo in effetti possa esistere mm. tra l'altro stranieri di cui ricordiamo ed è importante sottolinearlo abbiamo peraltro molto bisogno in Italia oh, le industrie visto... ci ripetono e ci ricordano tutti ce giorno. lo ricordano quotidianamente perché ci sono tante caselle produttive e lavorative che non riescono a essere riempite dai nostri connazionali ci serve forza lavoro e sono appunto dicevi bene le industrie a chiedercelo e il governo a non recepire l'essenzialità invece di una piena integrazione tra l'altro anche di coloro che in maniera irregolare si muovono da invisibili sul suolo nazionale proprio per ragioni legate alla nostra necessità di prodotto interno lordo e anche diciamo di civiltà, perché è inaccettabile che persone possano vivere così in Italia, che è un paese democratico. Allora, devo dare pubblicità adesso sentiamo eh, sia Zaffini sia Nascani. Intanto queste immagini arrivano da Kazan in Russia ed era impressionante poco fa la foto opportunity, adesso c'è solo il cartello. Di tutti i leader dei BRICS, eh, diciamo, è una eh, riunione, una conferenza allargata eh, dove si sta parlando e ci si sta confrontando su quello che è il blocco, diciamo, anti-occidentale. Ma insomma, questa è un'altra storia. A tra poco. Questa norma è la volontà di mettere in una fonte, in una norma primaria, il tema del respingimento e della famosa questione dei paesi sicuri, e in modo tale che sia chiarita una questione che ha destato delle interpretazioni e quindi come è giusto che sia, eh, la politica fa le leggi e giustamente la magistratura... Eh, le rispetta, come le fa rispettare? Direi tanto rumore per nulla, nel senso che non è una norma che potrà superare in alcun modo i criteri fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Eh, quei criteri restano sovraordinati rispetto anche alla decisione del governo italiano. Noi siamo preoccupati e non si può continuare così, e ogni provvedimento sgradito diventa l'occasione per aggressioni alla magistratura. I magistrati sono altro dal governo, non stanno né a favore né contro, fanno il loro mestiere e il loro mestiere delicatissimo ed essenziale va rispettato. È chiaro che loro gli immigrati non li vogliono. Siamo il governo che più di ogni altro ha aumentato le quote di immigrazione regolare e questo bisogna eh, dircelo con estrema chiarezza. L'immigrazione irregolare non è un aiuto al sistema. Allora, una serie di dichiarazioni su questa materia incandescente. Poco fa è tornato a parlare il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati eh, Santa Lucia, che ha detto che il governo torni a parlare con la magistratura nei termini di un doveroso rispetto nella comunicazione istituzionale del Paese. Senatore Zaffini, eh, insomma, questa questione ogni tanto riaffiora no, tra le tante questioni. Eh, che diciamo vive il mondo in questo momento riaffiora la questione dei migranti e tutto torna a infiammarsi. È possibile? Ma, eh, sulla circostanza che il governo torni a parlare con la magistratura, io credo che noi nel, abbiamo un ministro che è Carlo Nordio, che è parte organica dei ranghi della magistratura, una persona equilibrata. Eh, credo che insomma, dire il governo torni a parlare con la magistratura già, già descrive lo stato d'animo e mentale eh, in questo momento di questo corpo importante dello Stato o di alcune parti di questo corpo importante dello Stato. Che poi va detto anche questo, insomma, che fanno notizia alcuni magistrati che interpretano a modo loro il rapporto col governo e con le leggi dello Stato Senta, ma è uno scontro <ride> sui migranti o è uno scontro perché questo no. governo intende fare la separazione delle carriere no, e via dicendo certo. dietro eh, diciamo profila, profila eh, la riforma della giustizia che si aspetta da anni in questo paese non a caso per anni non è stata fatta e adesso questo governo ha deciso di metterci mano si può condividere o non condividere, ma la politica ha diritto a riformare la giustizia perché è un, è un diritto barra dovere della politica, di sistemare alcuni passaggi evidentemente poco chiari dell'amministrazione della giustizia in Italia. La vicenda dei migranti è una classica occasione, ennesima occasione, la vicenda de, de, dell'Albania è molto banale, molto semplice, molto banale. Il concetto politico è quello di stabilire che non decidono i negrieri eh, uso questo termine forte volutamente. Eh, se volete, usiamo gli scafisti così siamo più morbidi: trafficanti ma la, di uomini. Ma i trafficanti, vabbè, dire... eh, non decidono loro dove è il punto d'approdo. Ecco, lo, lo decidono gli stati sovrani e gestiscono secondo eh, la, le, le migliori garanzie democratiche. È stato detto. Eh, questo flusso di popolazione. L'Italia è, è, è un hub dentro il Mediterraneo, quindi ovviamente ha diritto e dovere di gestire questa vicenda. Eh, ieri, eh, nella, nella pubblicazione dei dati di questo governo, meno 61% di sbarchi, meno. 30% nello stesso periodo del 2022, eh, cioè tra, nel, nei confronti del 2022 meno 30%, nei confronti del 2023 meno 61%, più 16% dei, dei rimpatri, più 34% nello stesso periodo del 2022. I dati sono assolutamente ottimi. È ottimo. È, è importante anche che questo governo abbia ri, rifatto il decreto flussi. Perché io volevo dire: siamo tutti consapevoli che l'immigrazione è una risorsa per il nostro paese e per le nostre aziende e fa da contraltare a questo problema della denatalità della, de e della dell'inverno del demografico dell'inverno, brava <ride> ehm, però quella regolare è evidente quella regolare, cioè i diritti vanno garantiti ma lei partendo Scusi, dalla Mi fate sentire anche a Nascani ah. che è stata no, silenziosa no, silenzio, sì, giustamente eh? Quindi, eh, 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 le procedure di gioco il silenzio è stato sufficiente allora qui sul, come diceva eh, all'inizio Sandro Iacometti, ci sono sono diverse questioni. No, adesso ho messo da parte un pochino la questione che riguarda il Consiglio d'Europa eh, sulle nostre forze dell'ordine. C'è una questione che riguarda il trentennale scontro tra la politica diciamo, e i magistrati, Bravo, okay. mettiamola così. Poi c'è una questione che riguarda direttamente gli AB, in Albania è la politica diciamo, migratoria eh, di questo governo. Poi vogliamo aggiungerci qualche altra cosa? Non lo so, glielo chiedo. I BRICS. No? Eh? No, no, i BRICS no, è no, un'altra no, questione. No, Magari arriveremo no, no. a dire qualcosa dei BRICS. Lo scontro con la magistratura a me preme dire che quando la politica alza così tanto i toni dello scontro, poi alla fine a pagare. Sono i cittadini, cioè il fatto che non ci si fida più del sistema giustizia. Quindi, chiunque poi ha a che fare con un potere dello Stato, che è fondamentale in uno Stato democratico che la giustizia venga esercitata in modo indipendente dalla politica, è previsto dalla separazione dei poteri. E che quindi ci sia il rispetto di quel potere è essenziale, altrimenti saltano gli equilibri Posto costituzionali. Chiedele, ma la mail che ha letto anche lei di Paternello l'altro giorno. Guardi, a me ha, ha Io, è stupito molto che la Presidente del Consiglio abbia volutamente omesso la parte della mail in cui quel magistrato dice: Noi non dobbiamo fare politica, non è il nostro dovere farlo. Assolutamente. Politica. Quello che dobbiamo fare è difendere l'indipendenza della magistratura. Però la prima parte Ora, non era, eh, certo, come dire, certo, di assolutamente, poco conto. assolutamente. Dopodiché, però, una Presidente del Consiglio che vuole diffondere un messaggio che le ha servito per uscire un po' dal tunnel, perché adesso arrivo sulla questione Albania, lo fa almeno diffondendolo integralmente. Poi si può discutere sull'opportunità di farlo o non farlo, è una corrispondenza, quello che volete. Certamente, il fatto che abbia omesso quella parte a me fa pensare che non abbia voluto riportare l'opinione di quel magistrato ma utilizzarla in modo strumentale per fare la vittima che diciamo è il modo in cui Meloni sta facendo la Presidente del Consiglio fare la vittima, fare slogan, fare propaganda. Nell'ambito della propaganda rientra la vicenda albanese perché la vicenda albanese costa 800 milioni di euro ai cittadini italiani in cinque anni sono 800 milioni no, no, di diciamo euro costa sì, sì, 170 ma sono, milioni sono 800 guardi con 170 milioni l'anno se vuole le dico quanti gli facciamo va bene o quanto si riesce a fare per la sanità visto che è il tema di cui si occupa adesso, adesso che se ne parliamo sono sanità. 134 miliardi milioni l'anno e si non risparmiano lo, guarda, non mi faccia dire questa cosa eh no, no, ma io non l'ho interrotta 1 miliardo eh sì, e 7, 7 all'anno sbagliate 1 miliardo però e mi fa 7 all'anno adesso senatore Zaffini prego ci mancherebbe bene. Quindi sono 800 milioni, non solo. Abbiamo speso 20.000 euro a persona no. per fare questa buffonata dell'Andi Rivieni che abbiamo tutti visto perché c'è stato un errore, perché 16, semplicemente sì. il magistrato, la magistrata in questo caso, ha applicato quello che prevede la sentenza della Corte. Tant'è vero che il governo è corso ai ripari facendo una legge, cioè, se non ci fosse stato bisogno di modificare la legge. Meloni non avrebbe convocato un consiglio dei ministri per farlo. Quindi, prima hanno attaccato i magistrati definendo la sentenza abnorme. Un ministro Nordio, della giustizia Nordio, che fa una cosa del genere è sì. allucinante. Poi, però, si sono accorti che forse serviva una legge la legge che è stata fatta, come ha detto giustamente l'onorevole Maggi è un pasticcio a sua volta, perché di fatto non può superare quello che dice la Corte di Giustizia Europea e poi perché dentro contiene delle contraddizioni assurde, cioè lì c'è tra i paesi sicuri c'è l'Egitto, lei ne ha parlato tante volte, da italiani noi lo sappiamo cosa è successo a un italiano che si chiama Giulio Regeni in Egitto e quindi io sfido a considerare valida quella legge po Posso discutere un altro no, 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 le volevo dire una, una cosa, in Albania alcuni erano egiziani, eh, sì, quindi. no, no però quello che volevo chiederle è questo, che l'altro giorno mi ha colpito molto l'iperbole che ha fatto il ministro degli esteri italiani a proposito dei paesi sicuri, forse l'avrà sentito e l'avrà letto. Cioè lui dice, eh, ma se, se, ci sono, se i criteri sono questi, gli Stati Uniti in alcuni stati c'è la pena di morte e non sono un paese sicuro, la stessa Italia nelle zone dove c'è Camorra, Andrangheta e Mafia non è un paese sicuro. Guardi, cioè, come dire, nessun paese è sicuro. Io allora. capisco le iperbole. ma ci sono due fonti. Una è una direttiva europea del 2013 che prevede esattamente questo: cioè che un paese per essere definito sicuro debba essere sicuro in tutte le sue porzioni e per tutti i suoi abitanti, minoranze comprese. Due, la sentenza della Corte di giustizia europea che intervenendo, applicando quella direttiva ha detto questo. Ma la domanda successiva è che evidente... le faccio: ma l'Europa che viaggia in ordine ordi pubblico è sicura? Ma è non può Reveni... fare una bella lista, si siedono tutti a un tavolo certo. e decidere quali sono per l'Europa no. i paesi ci provò, sicuri? Ci provarono, ci provò una Commissione europea, saltò il banco perché alcuni paesi, che sono quelli alleati di Giorgia Meloni, diciamolo ovviamente. così, perché quelli che non vogliono l'integrazione, mm. quelli che non vogliono fare. Passi in avanti verso un'integrazione europea che semplificherebbe il quadro, sono sempre quelli. A partire dall'Ungheria di Orban fino ai suoi amici questo non si è riuscito a fare, certo che sarebbe meglio, certo che sarebbe meglio avere un quadro europeo. Peraltro nel 2026 entrerà in vigore un patto sì. per la migrazione che noi non abbiamo votato e che in qualche modo, diciamo, ulteriormente creerà un tema di definizione comune di cos'è un paese eh certo. sicuro e io spero che a livello di Unione Europea si cominci a ragionare insieme, perché l'unico modo di affrontare la questione dell'immigrazione non è fare le buffonate in Albania, ma è decidere qual è la responsabilità di tutti gli stati europei, mentre noi ci Stiamo isolando, perché ci stiamo Infatti condannando ad essere l'unico Stato Tutto il tempo che, avete Stato? Siete, siete Stato che a è destinato a gestirsi il problema da solo. Certo che c'è chi è d'accordo che si faccia così. No. No. Certo che sono d'accordo che si so, faccia così, perché l'immigrazione così diventa ufficialmente un problema italiano. Mentre noi abbiamo combattuto perché diventasse un problema europeo, un tema europeo, oltre al fatto che poi Confindustria, non il partito comunista. Ci dice che ne servono 120.000 e sì, che il decreto non Flussi questi, non, non fa questi... altro che regolarizzare quelli che sono già qui. Ogni volta bugia, che apriamo, eh, bugia, che apriamo il click dei ogni perché volta regolarizziamo formati, quelli che sono ovviamente. già qui. Dice che ne occorrono, ma, ma sì, li vuole formare e, 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 e la base per la quando formazione è la regolarizzazione: day. quando aprite i click day ogni anno come a ma io partecipare io sono quelli che sono eh? già qui con che il flusso flussi più grande degli ultimi dieci anni sì. come sì. numeri. E e prima non è che erano meglio. Non è che erano meglio. Eh? Sono contento è che 106, gli italiani percepiscono che la sinistra vuole l'immigrazione Tu cure: come arrivano, arrivano purché arrivano e il Però... centrodestra cerca di regolarizzare questi flussi eh, eh, sono, felice. Felice. Una cosa? sono felice devo andare e in pubblicità, andare in pubblicità. adesso affrontiamo la parte che interessa moltissimi Gli italiani e di moltissime di delle persone che ci seguono sì. eh. che è eh. la eh. sanità domanda secca risposta secca sia a Saramanfuso che a Sandro De Cometti mentre è arrivata notizia che poco fa Mattarella ha firmato il testo della legge di bilancio domanda siccome questo Fine settimana si vota in Liguria. Tutto quello che sta succedendo. Chi favorisce? Eh no, me lo devi dire, quello che è Secondo me potrebbe favorire il centrodestra, il centrodestra. Però, però non ne sono Sara. così sicuro io dico che potrebbe invece favorire il centrosinistra ah, perché hanno vabbè. bisogno di una risposta diversa i cittadini eh. liguri eh. e tutte queste polemiche nazionali si riverberanno anche sul voto ligure, e magari ligure mi sono 800 certo. milioni allora, per la sanità che... e non per I migranti buscari. Eh, sono un tema divisivo e accendono la discussione. No, però non parliamo del della sanità, adesso ne parliamo dopo la pubblicità. Ma denaro ne parliamo. Sì. La di denaro ne parliamo che... del denaro miffonata. di quello che costa. propaganda, mistificazione, la girandola di cifre percentuali intorno alla sanità ha fatto esplodere le polemiche tra maggioranza e opposizione con la Premier Meloni che rivendica. Abbiamo destinato alla sanità un livello di risorse che mai nessun governo aveva destinato in precedenza. In effetti nel 2025 il fondo destinato alla sanità arriverà a 136 miliardi e mezzo ed è vero che è una cifra mai raggiunta. Scorrendo la tabella dei finanziamenti negli anni si vede che il fondo, con l'eccezione del 2013, è sempre progressivamente cresciuto in valore assoluto. Nel 2010 ad esempio ammontava a 105 miliardi e mezzo, poi il balzo nel 2020, l'anno del Covid, a 120 miliardi e mezzo e poi ancora più in alto. Anche la spesa sanitaria pro capite è progressivamente... Aumentata negli anni da 1.760 euro a persona del 2010 ai 2.317 previsti nel 2025. Guardando invece la percentuale di incremento annuo del fondo, la media degli ultimi tre anni, ad esempio, è superiore al 3%. Per il 2025 sarà dell'1,8%. Altra questione è quanta percentuale di PIL si dedica alla sanità. Non considerando il periodo Covid la spesa sanitaria è passata. Passata dal 6,5 del PIL del 2018 al 6,3 previsto per il 2025. Un dato ben inferiore a quanto investono Germania e Francia e più basso del 7% auspicato dal ministro della salute Schillaci ed è su questo punto che affonda il Movimento 5 Stelle. Sapete cosa significa? Siccome ogni anno c'è l'inflazione, aumentano i costi anche energetici le spese per il personale. Se tu diminuisci rispetto al PIL, significa che stai tagliando effettivamente nella sanità, stai tagliando servizi. Queste sono le risorse che noi abbiamo. E eh, certo se non avessimo speso. Allegramente in altri anni ne avremmo avute di più, io ne avrei messi ancora di più, ma queste ho, più di stabilire che sia una delle mie priorità, non posso fare. Per la sanità ci sono 6,4 miliardi in due anni, scrive ancora Meloni sui social, 2,37 miliardi nel 2025 e 4,12 nel 2026. Di certo non i 4 miliardi che noi chiedevamo di mettere sulla sanità pubblica per fare nuove assunzioni ed abbattere per davvero le liste d'attesa. Allora, Presidente Zaffini, lei che è nella sua nella commissione che lei guida si occupa eh, fondamentalmente, diciamo, in gran parte delle questioni sanitarie. Intanto ne abbiamo voluto far vedere un po' tutte le cifre così ci parliamo senza infingimenti, senza ipocrisie. Quando Conte, adesso cito Conte perché l'abbiamo visto, ma non è solo lui che lo dice, sostiene che in percentuale al PIL, abbiamo visto le percentuali sono quelle, e questo vuol dire però tagliare, lei come replica? Intanto lasciami chiarire, eh. Eh, 134 milioni l'anno costa l'investimento in Albania, perché di investimento si sì. tratta, e consente risparmi sulle spese di accoglienza per 1,7 miliardi l'anno. Queste sono non cifre calcolate non ovviamente dal Ministero degli Interni. Non è vero, eh, si mi dispiace che tu dica che non è vero, si aggiungono perché ma quel, il 2 7 forse forse 2 quel miliardo riguarda... e sette forse quel miliardo e sette riusciamo in parte a destinarlo alla sanità, cosa che Questo già stiamo facendo ampiamente. Quello che dice Conte: beh, Mi sembra che gli ha risposto perfettamente Giorgia. Insomma, eh, da che Pulpito viene la predica, eh, la percentuale sul PIL, eh, il PIL è in crescita. Quindi beh, è evidente Aspetta, è crescita, che per però, quanto Danaro metti, Ieri il Fondo Monetario Internazionale ha detto 0,7% quest'anno la nostra GCP. Non è neanche l'1%. Quest'anno, ma quelle percentuali che, che stavano lì fanno riferimento al 2023 e, 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 e non, non c'era il 2024 perché evidentemente non è finito, quindi non c'era. Quindi nel 2023 il PIL è stato molto in crescita, nonostante i maggiori stanziamenti, la percentuale che ne viene fuori è una percentuale come quella che è stata registrata. Ma la percentuale sul PIL è, diciamo, sì. Ovviamente è un parametro, ma c'è il procapite che conta e c'è soprattutto la quota di denaro disponibile che, che destina in sanità. Perché, scusate, noi abbiamo 3 mila miliardi di debito pubblico, abbiamo un rapporto no, deficit-ville del 140%, sì. il patto di stabilità ci imporrebbe il, il 60%. Alto, il scusate, ma di che parliamo? La slide dice più denaro, ma loro hanno tagliato 39 miliardi in nove anni dalla sanità, è stato un bancomat per i governi. Del del PD. Domanda quindi loro adesso dicono: escono, arrivano dalla Luna eh. e dicono che bisogna mettere più denaro in sanità. Benissimo, ce lo stiamo mettendo. Ma il tema è un altro, perdonami Andrea. Il tema è un altro. È che questo eh, enorme contenitore dove noi indirizziamo la seconda voce di spesa del bilancio dello Stato è un contenitore pieno di buchi. Quindi se noi non, con, non cominciamo a Pramo. ragionare su come spenderlo, questo denaro, sarà una, una corsa al massacro. Perché noi abbiamo aumentato del 25% in 25 anni. Ma quanto potremo continuare ad aumentare? No, certo, quanto Mi potremo continuare? Allora, posso, posso, adesso questo. arrivo subito da Lea e questo. vado Pagano. sia da Iacometti. Eh, no, devo fare però una domanda: perché io credo che gli italiani, no, magari interpreto male, in genere. Un po' di questo dibattito stucchevole: più risorse, meno risorse. Gli frega niente. Interessa Mi interessa fa... che siano curati, che siano curati bravo. e che abbiano risposte eh, eh. Al loro, al loro, alla, alla domanda infatti, di cura. Andrea, allora la domanda, è, la domanda è: non so se è stato audito, come si dice nella sua commissione, il eh, presidente della fondazione Gimbe eh. Cartabellotta. Sì, sì. Carta Cartabellotta, a proposito del grande problema degli italiani, denunciato ieri anche da Cittadinanza Attiva, cioè le liste di attesa. Dice che le mesi. misure a costo zero e i sette decreti attuativi rischiano di lasciare irrisolto il problema delle liste d'attesa Ricordiamolo, su cui sta lavorando e ha lavorato molto il ministro Schillaci. Senza risorse nella legge di bilancio, la prossima, il disegno di legge rimane una scatola vuota. E così allora, nel decreto che noi abbiamo fatto in urgenza, nel, liste, nel decreto c'erano 900 milioni, sì. 360 milioni per pagare le prestazioni aggiuntive del personale passate a 100 euro l'ora tassate flatte al 15% guardate che tutto ha un costo eh? cioè la ragioneria giustamente sta lì a fare le pulci ai provvedimenti e il resto era una quota del PNRR che avrebbe potuto essere destinata altrove e è stata destinata all'assorbimento di questa attesa e trasferita alle regioni. Adesso sul DDL che io ho in questi giorni sì, in commissione, appunto, nella mia chiedo. commissione, eh. le dotazioni ci sono, le quantificheremo, vediamo adesso nella legge di bilancio alla fine quello che esce, è stato anticipato che ci sono 6, milioni e mezzo in due anni, 6 miliardi e mezzo in due anni, cioè continuare a dire che sono provvedimenti a costo zero quando non è vero, perché non è vero, perché ogni provvedimento ha un ha costo, un costo. E, 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 queste, allora. e queste riforme sono riforme di sistema. Stabilire allora. che c'è un cruscotto nazionale per vedere che cosa fanno sui tempi d'attesa alle regioni è una riforma di sistema perché fino a oggi le regioni non hanno neanche comunicato i dati al cruscotto nazionale. Sì. Quindi ci sono passaggi importanti in ordine all'organizzazione. Come schillaggi al, che diverse regioni perché non stanno utilizzando questi fondi. Brava. Anna Scani, allora, allora, come diciamo, vi, Visto che avete dato tanti numeri... I avvisti, in insomma, Vediamo credo che siano più, numeri però, che danno tutti e che, che sono e tanti ci staranno guardando: 4,5 <ride> milioni di italiani, sì. il 7% dichiara che non avendo i soldi per pagarsi la prestazione privata no no, guardi, non il tutti al PD, che TV, 4, mille, che è il kit vada in giro per le strade e chiede alle persone se si curano o no, se hanno i soldi guardi questa eh, è una mancanza è il frutto, di rispetto vera non facciamola parlare, vi prego facciamola. queste persone non conoscono il rispetto, mi dispiace perché io invece sono una che ha attacciuta di fronte alle cose che ho ascoltato prego Dice Andando in chiedere, giro no? per le strade, se non vi piace il numero assoluto, chiedete a 10 persone e ne troverete, ne troverete che vi dicono che non possono curarsi. Curarsi vuol dire andare dal dentista, fare una lastra se ne hanno bisogno, perché non hanno i soldi, perché non hanno i soldi per accedere alla sanità privata, che è diventata ormai l'unico. Modo per curarsi in questo paese. Ora, questo è un problema oggettivo, non è un problema di destra o di sinistra, questo è un problema a radici lontane. Io non, non sono neanche di quelle che vogliono giocare a dire che dipende da quest'anno o da questi due anni. Io dico che questo problema ha radici molto profonde e che però è diventata un'emergenza. E che non è che l'emergenza la combatti giocando coi numerini, l'emergenza la combatti davvero andando a prendere tutto quello che hai nel bilancio dello Stato. E non è vero che Meloni ha fatto questo. Ma non è vero. No. Perché, no? perché, perché ci sono ancora i bonus, i piccoli bonus e tutte no, quelle piccole eh, misure completamente inutili previste è... nella manovra ah, 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 che andrebbero eh. messe lì? E la mia regione, eh. che è la stessa del senatore Zaffini, è la quinta regione in cioè Italia per persone, l'Umbria che rinunciano alle cure allora è un problema reale reale delle persone in eh, carne ed domanda secca le chiedo una risposta secca se lei avesse, fosse sta, cioè, avesse dovuto decidere lei sulla legge di bilancio certo. rispetto ai due capisaldi che sappiamo quali sono il taglio del soldi. cuneo fiscale e il riordino delle aliquote IRPEF No, diciamo sono le voci principali cuneo fiscale che Guardi, diventa le strutturale io, sì, no, no. lei dove le avrebbe presi? I sussidi ambientalmente dannosi ci sono lì quasi 20 miliardi di spesa ogni anno che tutti dicono di voler riorganizzare Facciamolo perché è chiaro che implica anche delle scelte faticose no, e certo, complesse. Facciamolo. Prendiamo una strada e diciamo ai cittadini che riduciamo quei sussidi, che peraltro fanno male alla salute, per dargli i soldi per fare in modo che non ci sia più nessuno in Italia che non ha i soldi per pagarsi le cure. Eh, è una allora, di sottola, va, eh, no, però, se eh, si riducono eh, le tasse sul gasolio, che è ridurre un sussidio ambientalmente dannoso, eh, la eh, sinistra che cosa dice: Meloni aumenta le tasse sulla eh, benzina e sul gasolio. Ma non sanità, no. <ride> no. Quindi, infatti, aumenta le tasse ah, sul gasolio per ba, fare fa, fa, non si sta cazzo sono stati messi senza senso per metterli in Albania senza senso. Allora, guarda senza no, senso. andare da Paolo sotto corona. Volevo solo, eh, solo No, adesso poi lo troviamo tempo per spiegare. No, no, sono Fatemi andare da Paolo sotto Sono sussidi Sono sono sconti sulle cise, scusami. Lo riprendiamo il discorso, lo riprendiamo. Volevo prima prima di salutare Paolo sotto corona, non so se è collegato con noi il professor Roberto Pagotto, cioè pagotto? No, ancora no. Tra poco con lui parleremo di un'altra un questione gigantesca per la sanità, che è l'obesità e il diabete. Ne parliamo tra poco. Paolo, allora come andiamo dal punto di vista meteo? Beh, non andiamo molto bene, ecco, ovviamente. Grazie, perché, insomma. È no, perché? Quando si fanno queste essere, previsioni più... dice, beh, invece poi in realtà è andata meglio, insomma, di solito non succede. Allora, molte nuvole sull'Italia, cominciano a esserci precipitazioni di una certa consistenza, nella giornata di oggi complessivamente il bilancio di queste precipitazioni sarà questo, questa zona, questa zona che prende l'Alto Tirreno, poi prende tutta la Toscana, l'Umbria, parte delle Marche, l'Emilia Romagna gran parte del nord-est con fenomeni anche intensi quindi elevate quantità di precipitazioni in zone che insomma sono già piuttosto, piuttosto provate poi scendendo verso il sud troviamo grigio con qualche pioggia ma con quantità non, non ehm, preoccupanti questa situazione domani inizialmente si mantiene su quella zona e poi piano piano si attenua e si passa al colore azzurro, che sono piogge moderate, sempre piogge, dopo quelle abbondanti di oggi, anche piogge moderate, capite che tutto si va a sommare, però c'è una temporanea attenuazione, non miglioramento, attenuazione dei fenomeni. Temporanea perché nella giornata di venerdì si ricomincia con una zona che prende... Il Basso Piemonte, tutta la Liguria, guardate il colore rosso, sono precipitazioni abbondantissime. E poi prende l'Emilia, ehm, anche buona parte della, della Lombardia. Situazione che poi nel giorno successivo, quindi parliamo di sabato, si sposterà verso est. Quindi nord e centro anche, con ehm, diciamo, situazione eh, piuttosto critica. Eh, al sud, parlo dei tre giorni, al sud eh, si resta con qualche debole pioggia o localmente come sull'Abruzzo, sul, sul Gargano, qualche fenomeno intenso, ma lì è la situazione è decisamente eh, più tranquilla, insomma, mentre l'altra, come vedete, è piuttosto allarmante. Grazie, vediamo se è allora linea con noi il professor Umberto Pagotto. Eccolo. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno a lei, lei il professor Pagotte, primario di endocrinologia Buongiorno. e cura del diabete presso il Policlinico Sant'Orsola di Bologna. E peraltro credo che per lui oggi sia una bella giornata perché è tifoso, questo lo rivelo, del Milan e il Milan ieri si è comportato bene. Grande Ci sentiamo Milan. tra poco. Grazie, a dopo. Allora, eh, per, 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 placo un attimo le polemiche. Volevo dare una notizia alla mia. Però amica deve essere Ascari, un lampo, perché Umbra. devo andare dal sì. professor Pagotto. Io volevo dire che l'Umbria ha dimezzato le liste d'attesa. E lo dice Gimbe: ah. da 40.000 ah. 40. a 20.000. Oh, L'84% degli umbri dice che la sanità sta, è la prima emergenza. Stanno, stanno so tutti accorsi. in quei 20.000. Se, sentite, a proposito accorsi, di, emergenze, di, di, emergenze. di emergenze, caro professor Pagotto, allora. Eh, I numeri che riguardano le grandi sfide diciamo, della sanità globale ci dicono che l'obesità e il sovrappeso sono diciamo, due veri e propri killer, la dico così diciamo, in maniera un po' forte, e, e perché poi eh, sono, soprattutto l'obesità è un fenomeno che sta crescendo moltissimo, è così? Ha, ha perfettamente ragione dottor Pancani, stiamo parlando di numeri esorbitanti in tutto il mondo e per questo motivo dobbiamo attivarci tutti quanti partendo da un concetto che l'obesità è una malattia, non è uno stato d'animo, non è un'emozione, eh. non è un vizio, è una malattia, una malattia che poi tende a recidivare e quindi i numeri sono importanti l'Italia in particolare negli adulti si difende bene diciamo rispetto alle altre nazioni europee perché negli adulti diciamo abbiamo dei numeri che si aggirano attorno al 10% della popolazione con obesità e al 30% con sovrappeso stiamo parlando di 17 milioni di italiani tra sovrappeso e obesità però siamo molto ben messi nella classifica se vogliamo dire europea dove invece abbiamo un, in qualche maniera una posizione molto molto negativa è sull'obesità infantile e su questo eh. mi permetta di spendere un secondo perché l'obesità infantile è intanto drammatica per tutti i caregiver, per la famiglia e quant'altro, ha dei numeri importanti in Italia, stiamo parlando anche qui del 10% dei bambini um, affetti da obesità e siamo i primi in Europa incredibilmente noi che abbiamo creato la dieta mediterranea abbiamo i bambini più affetti da obesità d'Europa e non dimentichiamoci una legge praticamente mh, ormai fissa un bambino affetto da obesità sarà un adulto che per tutta la vita eh. dovrà combattere con l'obesità fa bene a dircelo e quindi, quindi prevenzione che qui dobbiamo rivolgere prego eh, la prevenzione qui è fondamentale, soprattutto in questa fase, nella fase adolescenziale, nella fase infantile, è lì che bisogna mettere la massima attenzione per la prevenzione, perché è lì tra le famiglie e le scuole e i ragazzini e le ragazzine dobbiamo agire con estrema urgenza e estrema importanza e riservare invece le cure quando l'obesità si manifesta anche nel mondo degli adulti ma la prevenzione è fondamentale soprattutto proprio in quell'età che, quell che le dicevo prima mi dice, scusi, come lo accennava al, dal punto di vista delle cure come, come siamo messi? ma allora, guardi, io lavoro da 30 anni nel campo dell'obesità e penso mi verrebbe da suonare campane di giubilo in questo momento qua nonostante i numeri che, che ho appena accennato campane di giubilo perché? Perché eh, sta arrivando una vera e propria rivoluzione da un punto di vista della terapia? Noi sappiamo che la terapia dell'obesità permane sempre solida su principi basati sulla riduzione dell'apporto alimentare e sull'aumento dell'attività fisica. Però sappiamo che tutto questo non basta, non, basta, non, non è sempre sufficiente, tanto più poi che l'obesità, non dimentichiamoci, tende a recidivare. Pertanto anche le perdite di peso molto spesso vengono rapidamente riguadagnate e attenzione, non perché il paziente è debole, e perché il paziente non ci mette impegno, ma perché quando noi perdiamo peso il nostro corpo fa di tutto per farcelo riguadagnare. Perché il nostro corpo è stato creato ah, 5 noi. milioni di anni fa quando l'energia certo. doveva essere trattenuta, non perduta. Sì. Quindi quando noi perdiamo peso, il nostro corpo automaticamente si mette in moto per farcelo riguadagnare. Per quanto dal te... punto di vista della terapia. Ecco, se la non te... la diga. allora dica: Dica. No, no, dica, dica, continui. Se la, terapia comportamentale, se la terapia comportamentale non dovesse andare più bene, non funzionasse come molto spesso purtroppo succede, allora abbiamo bisogno di altri presidi. Abbiamo avuto la chirurgia, che però può essere rivolta a pochissime persone per i numeri proprio della chirurgia stessa e le implicazioni che crea nell'ospedale e al tempo stesso adesso, le dicevo, abbiamo una rivoluzione farmacologica, abbiamo dei farmaci finalmente molto, molto efficaci. Che riescono in qualche maniera non solo a, a, a contribuire a far perdere peso alle persone, ma a mantenere la perdita di peso che è lo sforzo più importante e più grande. È stato molto chiaro. Eh, no, a Zaffini, lo dico a tutti, eh, volevo sentire anche Sara Manfuso. Cioè noi ci, ci, ci stiamo legittimamente, no? C'è la contrapposizione tra maggioranza e opposizione risorse, eccetera, e su questioni che sono molto serie per tanti italiani. Ecco, si, si accennava la prevenzione, che potrebbe essere, come dire, la parola magica per evitare per che i sistemi sanitari insomma non, non collassino. poi. Un paese poi, prima per poi. O poi. Ma un peraltro con persone poco, molto eh? avanti con l'età, ricordiamo eh. anche l'età media no? eh degli Italia italiani. È, è, no? Esatto, anche con una certa velocità. Però, anche sulla prevenzione le risorse o oh no, la... mi sembrano pochini. Sì, sempre il tema delle risorse, torna. torna. E, eh, noi, eh, però, però io avverto guardate, nella commissione è un punto d'osservazione sì. veramente privilegiato io avverto che c'è questa attenzione rafforzata nel, nei confronti del territorio nei confronti della prevenzione primaria che sarebbero semplicemente gli stili di vita e gli sì. stili alimentari nei confronti della prevenzione secondaria quindi tutto l'aspetto degli screening, dei controlli cioè eh, c'è una attenzione alla cura del sano eh, che ovviamente Possiamo. però è una foresta Beh, se, che cresce però, una dire, foresta. Andrea, lasciami a queste audizioni deve ma... invitare l'onorevole Ascani pure così ma io vado volentieri ma eh. no c'è un tema serio e noi non faremo non una proposta è diciamo, una gara, parlamentare diciamo. Quando? Faremo una proposta in legge di bilancio e spero che trovi sì. diciamo, il consenso di larga parte della maggioranza che riguarda lo sport e lo sport per tutti, perché una delle grandi questioni che riguardano i nostri bambini, soprattutto quelli più poveri, è che oggi tanti non hanno accesso alla pratica sportiva sì. che è parte del benessere di un bambino. Chiaramente giustamente il dottore dice che l'obesità è una malattia e bisogna... Considerarla tale, però nello stile di vita sano e nella prevenzione c'entra anche molto la pratica sportiva per tutti. E allora renderla accessibile a chi non ha i soldi. E spesso è quello che ha accesso alle diete peggiori, perché poi il bambino che mangia la merendina economica. Sì, poi sì, sono, eccetera, sono eccetera, molto sull'accusa di cosiddetti famiglie... cibi processati, no? Esatto. Queste... Però noi invece, se diamo a quelle famiglie la possibilità di accedere più facilmente, spendendo meno o addirittura se ci riuscissimo diciamo, per alcune fasce gratuitamente, alla pratica sportiva, sì. daremmo un'occasione in più a quei bambini sia di socializzazione che di benessere e di qualità della vita. Eh, Speriamo dare, di riuscire posso chiedere a fare un'altra brutta notizia alla Ascani: stiamo licenziando una legge in Senato, ce l'ho io in Commissione, che mette lo sport prescrivibile. Ah, prescrivibile come è terapia. È una, è una proposta. Siamo eh. le legge di Milizia. Le cioè, le le scopriamo Quindi se è soltanto... Eh, eh, professore, professore no, che sono pagotto, le voglio chiedere la Intanto do conto di una cosa che dà l'idea della serietà dell'argomento di cui stiamo parlando. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha coniato il termine... Globesità, pensate a proposito dell'obesità, no? Eh, quando, eh, professore, se le dico diabete, che mi dice? Ma eh, dico che l'obesità è la porta d'ingresso del diabete, come la porta d'ingresso della pressione alta, come la porta d'ingresso della malattia cardiovascolare, degli eventi cardiovascolari. Affrontare l'obesità, curare l'obesità vuol dire in qualche maniera prevenire. Ecco ancora la parola prevenzione, ma va curata l'obesità. E quindi la prevenzione va bene per chi deve proteggersi dall'obesità, ma per chi è già obeso abbiamo, per chi è affetto da obesità abbiamo il bisogno assoluto di curare per prevenire l'ingresso di altre malattie. Viene considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il vero e proprio portone d'ingresso, perché da lì si diramano le varie patologie che vanno a interferire con tutte le funzioni del nostro corpo: rene, cuore, certo. eh, cervello, ovviamente, e quindi capisce il diabete è il cugino stretto in qualche maniera dell'obesità. Eh, insomma, ci è piaciuto che parlando dei grandi temi politici diciamo e finanziari della sanità abbiamo, ci siamo concentrati su una grande patologia. No? Tra l'altro, eh. Andrea, permettimi di dire una cosa importantissima che è la riscoperta del valore della medicina di prossimità, il medico di base. Eh. Una cosa che noi avremmo dovuto imparare durante la pandemia, no? di queste eh, figure così tema. oberate. Speriamo anche che i fondi del PNRR in questo senso possano essere destinati a valorizzare queste realtà territoriali in modo tale che anche quando ci sono le emergenze per i nostri cittadini non si vadano non a intasare pronto, pronto soccorso. soccorso. Sì, cioè deve essere hai, veramente hai, una riforma sistemica. Eh, sì, no. eh, ne eh, pare, purché i medici eh. di base vadano nelle case di comunità, ecco, ecco. una partita beh, in questo beh, momento c'è tra detti e lavori una grande discussione, discussione riguardo i medici riguardo. cosiddetti di medicina generale. Eh. E anche lì con posizioni... E peraltro diverse, ne mancano tanti eh? in Italia. Ne, ne mancano tanti esatto, E Italia. Anche i cittadini lamentano che nel rapporto col medico di base è sempre più difficile diciamo, avere il rapporto con il Anch'io mi ricordo questa. quando ero bambina adesso è già molto più difficile vedere. Ne mancheranno ancora di più perché ne andranno in pensione 11.000 e purtroppo non abbiamo... Abbiamo programmato che sostituti. non servivano più i medici e quindi... Ma questo è un tema molto ci serio. Ci troviamo a dover fare senza. No, non eh, dovremmo fare ehm, senza. Tajani poco fa ha fatto sapere che ha eh, dato istruzioni al rappresentante permanente italiano eh, presso eh, il eh, Consiglio, Consiglio d'Europa di esprimere Bene. forte sdegno per il contenuto di video inaccettabile del rapporto di ieri a proposito delle nostre forze Beh, ci mancherebbe no? Anche no? manche Mattarella è molto chiaro che diciamo, no? è un passo diciamo, mi sì, sembra sì, insomma, dovuto e doveroso. Dovuto. Eh, quindi diciamo, abbiamo finito da dove avevamo cominciato, caro David. Che vedo che sorseggi allegramente, sì, che... Alle, allegramente lo... no? Visto che parlavi di sanità, eh. comunico a te e al tuo pubblico. Ho fatto recentemente un check-up tutto a posto e quindi Siamo mi un sopporterete, un credo, un credo, ancora sì, a lungo. Sì, la eh, sì, la eh... diagnostica t'aiuta, la su. diagnostica <ride> t'aiuta, dice Zaffini, <ride> va bene, va bene. Allora, eh, no, partiremo anche noi da questa, da questa vicenda del Consiglio d'Europa in Italia c'è una forma di L'ultima notizia che hai dato tu in realtà tiene ancora acceso il dibattito ecco. sul ruolo, la funzione di questo Consiglio d'Europa, però ricordiamo che lì ci sono 46 paesi eh, rappresentati, non è la prima volta che la Commissione eh, indaga anche su altri paesi, quindi non è che l'Italia è nel mirino. Hanno fatto un rapporto che è durato sostanzialmente sei anni di lavoro, cioè, parliamo di una no, cosa eh. che è cominciata nel, 2000, nel 2018 e finisce nel 2024, vediamo degli stralci di questo rapporto. Peraltro. Poi eh, andremo a vedere la Corte Europea di Giustizia che ha detto la sentenza è vincolante, quella che abbiamo prodotto noi, e quindi il, il sottotesto qual è il governo, può fare tutti i decreti che vuole, però è che, quello che dice la Corte Europea deve essere in qualche modo rispettato ed è vincolante. Ne parleremo con Flavia Perina, Augusto Menzolini e avremo i due capigruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti e Chiara Braga, capogruppo dei deputati del Partito Democratico. Maria Teresa Meli sarà con noi, una finestra poi sul Medio Oriente con Marco Minniti e poi il candidato alla presidenza della regione di Liguria, Marco Bucci. E domani ovviamente ci sarà anche Andrea Orlando. Ci vediamo tra poco. Grazie. Grazie, sì, appunto. Quest'ultima sottolineatura a ricordarci che domenica e lunedì mattina si vota in Liguria. L'ultima notizia riguarda ancora eh, Orlando, le questioni economiche del governo, il. Uh, Vice ministro Maurizio Leo, che come sapete insomma, si occupa di tutta la parte fiscale, ha fatto sapere che sarà impossibile prorogare la scadenza del concordato. Mi pare si, i termini scadano alla fine di questo mese 31 ed è una grande incognita sapere quante risorse eh, arriveranno anche perché le diverse forze politiche in questo caso che compongono la maggioranza guardano queste risorse per una serie di provvedimenti no caro Zaffini per il così delle tasse, medio, per il taglio eh? delle tasse beh, al ceto medio grazie a tutti grazie professor Pagotto e buon lavoro eh, grazie a Sara Manfuso grazie, grazie a Sandro Iacometti grazie, grazie ovviamente a Nascani grazie al senatore Zaffini noi siamo qui domani imperterri di 9:40, grazie.